Hola, hola a tutti fanciulli e fanciulle e benvenuti e benvenute in un mio nuovo video. Ma quanto tempo è che non ci vediamo? Un casino di tempo. L'ultimo video che ho postato l'avevo girato un sacco di tempo fa, un sacco, insomma, sì, un po' di settimane fa, ma non ho avuto modo di poterlo caricare. Quindi mi ritrovo qui a registrare dopo almeno 2 settimane abbondanti, nelle quali non ho più toccato il cellulare per mettermi a registrare. Molto bene, cominciamo con il prurito del naso. Che bello, che bello. Perché mai perdere le vecchie abitudini, non è vero? Mi fa pure un pochino strano, sapete, stare qui davanti alla fotocamera. In realtà sono le ore 18, ma siamo tornati con l'ora solare, per cui si fa di nuovo buio improvvisamente. Alle 5, 5 e mezzo era già quasi buio, e questa è l'unica, diciamo, l'unica nota negativa della stagione invernale. Per il resto sapete che io adoro, adoro la stagione fredda, e poi l'autunno è la stagione che proprio la sento proprio mia, mi piace tantissimo. Come state? Come state? Come state vivendo tutta questa nuova situazione? Ragazzi, incrociamo le dita, speriamo di non ricadere nel lockdown, perché stavolta la vedo proprio dura, 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 dura. La situazione è molto, molto delicata. Non è questo il video nel quale, non è un video chiacchiericcio, ma sapete che dovrei fare qualche video chiacchiericcio. Ma poi mi ritrovo sempre a non avere tempo, benedetto tempo, e mi riduco, insomma, finisce sempre che poi ho da girare video urgenti perché lo spazio è quello che è. Beh, da come avete visto dal titolo, video sui prodotti terminati per la cura del bucato e della casa. Questo è un video che vi piace tanto, è un video che faccio sempre più spesso perché, ragazze mie, cioè la busta è no piena di più, ma siccome ci sono flaconi anche abbastanza ingombranti e domani è giornata di ritiro plastica, ho detto, Maritozzo mi ha detto, tesoro mio, è ora che mi liberi sto bagnetto, perché io ci mando sempre lui nel bagnetto a fare le cose, il bagno quello grande lo tengo per me e per la Vivi, eppure per Riccardo, e lui va sempre nel bagnetto. Ragazzi, ragazze, lo sapete, dico questo e poi si parte con il video, lo sapete che per me girare video è un modo di scaricare la tensione, è un modo di sentirmi, è il mio antidepressivo, quindi, cercherò sempre, anche in questo momento un po' complicato, di donarvi un sorriso, di alleggerirvi una mezz'oretta, 40 minuti, un'ora, mezz'ora, 20 minuti, quel che sia. Cercherò di alleggerire gli animi. Quindi non me ne voglia chi pensa che girare, chi pensi che girare video in questo momento delicato sia una cosa da non fare. Per me è un antidepressivo girare video. So che tante di voi aspettano i video su YouTube proprio per evadere un pochino da quello che ci regala questo momento storico un pochino particolare. Per cui, detto questo, partiamo a bombazza con il video. Come sempre andrò random, ragazzi, perché non vi dico, se sentirete della musica di sottofondo è mia figlia che è in doccia. E lei si mette la musica shtem, shtem, a palla, e quindi se sentirete musica di sottofondo è lei che sente, insomma, la musica nel bagno mentre fa la doccia. Ma mi sento tutta strana stasera, tutta un po'. Ma guardate che trucco fantasmagorico! Non so quanto, perché guardo, li devo guardare qui. Non so quanto renda dalla videocamera del cellulare, dalla fotocamera del cellulare. Mi piace molto e lo trovo molto nelle mie corde, questo giallo. Questo è un duochrome della palette, quella di Neve Cosmetics, appunto, della la duochrome. Vabbè, momento, momento make-up. Partiamo a bombazza. Terminata una candeggina dedicata a Omino Bianco nel maxi formato da 2 litri e 600, 2,600 ml, quindi poco più di 2 litri e mezzo. Lo sapete, la candeggina dedicata la metto ad ogni lavaggio. Ah, ci sarà sicuramente svolazzamento di peli di cani, abbiate pazienza.
E la Zaretta sta cambiando il pelo, sta in piena muta del pelo, non finisce più sta muta. E quindi sapete che tanti di voi non si trovano bene con questa. Io la utilizzo ad ogni lavaggio, la candeggina delicata. Ne metto 2 tappini e mezzo al lavaggio. Ho una lavatrice da 8 kg. Dico sempre le stesse cose, ma ci sono comunque nuove persone che sono approdate sul canale. Anzi, un benvenuto a tutti voi e a tutte voi che siete arrivate in casa Colors. Benvenute in casa Colors. Quindi, se ripeto le cose, è anche una forma di rispetto nei confronti dei nuovi arrivati e delle nuove arrivate. E quindi, candeggina delicata, io la utilizzo nella lavatrice, ovviamente, 2 tappini e mezzo per 8 kg di bucato. Quando lavo le lenzuola e gli asciugamani, allora in quel caso ne metto 3 tappini. Mi trovo bene, per me più o meno una vale l'altra, non la utilizzo a mo' di smacchiatore, quello proprio no, la utilizzo più che altro per disinfettare. Butterò per terra, adesso sentirete la sgommata della Zara, che ha paura pure dell'aria che respira il mio cane. C'ho un cane proprio coraggioso, eh? Coraggioso. Terminata questa meraviglia, questo è un prodotto di INS, è la linea Eco 10, che è la linea di detersione di INS, nello specifico è il prodotto per la lana, il detersivo per la lana e delicati, effetto balsamo con proteine della seta ed ha anche il marchio della lana. È un flacone da 1,5 litri e credetemi, è fantastico, io sono innamorata follemente di questo prodotto. Ha una profumazione buonissima, buonissima, mi piace tantissimo. È delicata, ma si sente sul bucato. Io lo utilizzo solo ed esclusivamente per i capi in lana, poiché la seta non la uso, però a volte quando magari ho delle camicette, che diciamo dei capi, degli abitini magari in viscosa, insomma, che tratto in maniera più delicata, allora utilizzo questa tipologia di detersivo. E guardate, io sono innamorata di questo detersivo, mi piace tantissimo, mi piace la resa sul bucato, diciamo sulla lana, lascia la lana morbidissima, quindi i capi che metto a lavare in lana sono morbidissimi, hanno un delicatissimo profumo. Io quando utilizzo questo prodotto non metto nemmeno l'ammorbidente perché non ce n'è veramente bisogno. E quindi è un prodotto che a giro ricompro sempre. Ora sono andata a un'ultima tornata di acquisti da Risparmio Casa, della quale credo non vi ho nemmeno mostrato, non vi ho nemmeno fatto il video perché sono state poche cosine al volo. E ho preso, c'era in offerta tutta la linea per lana che non acquistavo da una vita, e ho preso quello alla lavanda perché non l'avevo mai provato. Devo dire che l'ho utilizzato per lavare dei maglioni proprio oggi, per la prima volta, e non mi dispiace affatto, ma credetemi, questo costa pochissimo. Vi torno a ripetere, lo trovo da INS e mi piace tantissimo. Terminato un favoloso pavimenti. Questo è Freschezza Fiori di Loto, sono 900 più 100 ml formato convenienza, pulisce e profuma tutta la casa. Non è il primo detersivo, è 1 litro di prodotto, non è il primo detersivo di Favoloso, pavimenti Favoloso che trovo, che compro insomma, e mi è piaciuto molto, mi è piaciuto molto. Io lavo spessissimo i pavimenti. Molto molto buono, è gradevolissima, gradevolissima la profumazione. Non è tantissimo persistente sui pavimenti una volta che si sono lavati, però nel momento in cui andate a lavare lascia anche proprio lo straccio profumatissimo, e mi piace anche molto la resa sul pavimento. Veramente un buon prodotto. Flacone tappo riciclabili, flacone in plastica 100% riciclata, prodotto in uno stabilimento. Scusatemi, certificato zero rifiuti, prodotto responsabilmente, non necessita di risciacquo e quindi risparmio idrico. Io sono sincera, io non risciacquo nessun detergente per i pavimenti. Oh, perché non riesco a parlare? Perché domani è prevista pioggia. Non risciacquo mai i detergenti per i pavimenti. Non so se voi è una cosa che fate abitualmente, fatemi sapere, magari sarò io una zozzona, ma non ho questa abitudine. Comunque è un prodotto che mi sento di consigliarvi, molto 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 apprezzato.
Terminato un altro ammorbidente, no, un altro, perché un altro? Un ammorbidente di INS, quindi linea Eco 10, profumazione sandalo e magnolia, soffici sensazioni, ammorbidente concentrato con microsfere di profumo. Lui, mi sono trovata senza ammorbidente, non avevo voglia di andare da Risparmio Casa solo per comprare l'ammorbidente, e quindi, come sempre sapete, faccio il 99,9% di spesa alimentare da INS, e per cui mi sono trovata e l'ho preso. Allora, la profumazione, niente di particolare, non è proprio un prodotto che mi ha fatto gridare wow, che meraviglia. Fa il suo lavoro, concentrato. Io ne metto un tappo e mezzo. E è una confezione da 750 ml. Trovo che sporchi parecchio il cestello, scusatemi, la vaschetta dell'ammorbidente, perché ha una consistenza proprio bella densa. E ho notato questo, che utilizzandolo per più volte di seguito, devo poi andare a smontare il cassettino e andarlo a ripulire. Quindi, sapete, chi non mi segue non lo saprà, chi non mi segue da tanto tempo non lo saprà. Sono anni che utilizzo ammorbidenti Eco Bio o comunque con buon INCI, diciamo linee verdi. Quindi in genere prendo il Winnis, mi piace anche molto quello di Chantecler, la linea Vert. Tendo a prendere questa tipologia di ammorbidenti. Ultimamente mi sono data un pochino a quello che trovo al momento, perché mi ero un pochino stancata. L'ammorbidente è tanto inquinante, quindi mi rendo conto che facendo comunque tante lavatrici sarebbe preferibile tornare e anche di corsa a quello verde. Però ogni tanto esco fuori, diciamo, dai binari e mi capita di provare anche altre cose. Vi consiglio questo prodotto? No, nel senso, se proprio vi trovate che non avete altro da prendere, provatelo, non è malaccio, se non fosse per questo problema della vaschetta che tende ad essere a rimanere piuttosto sporca. Quindi questo pochino mi infastidisce. Terminato un ammorbidente di Tesori d'Oriente, sapete che sono i miei preferiti in assoluto degli ultimi mesi. Questo è quello al muschio bianco che non acquistavo da una vita. Il mio preferito in assoluto è quello Argan e Fiori d'Arancio. Ormai chi mi segue da tempo lo sa. Avevo fatto due bolse con questi ammorbidenti, ma credetemi, sono veramente una cosa spaziale. Sono fantastici. Non mi stancherò mai, mai, mai di dirlo. E questi non hanno coloranti sintetici e sono testati per cromo nickel, al cromo nickel, per cromo nickel e cobalto, come si dice, per o al, vabbè, comunque sono testati, e sono 750 ml di prodotto. Io per ogni lavaggio che faccio, sempre 8 kg di bucato, metto 3 tappini e utilizzo proprio questo tappino qui. La profumazione, manco a dirvelo, è fantasmagorica. Era da secoli che non acquistavo questa profumazione e si sente tantissimo sul bucato, veramente. Questi ammorbidenti per me sono straconsigliati. Io vi consiglio di provarli almeno una volta. Scusate se faccio su e giù, ma per forza di cose. Terminato un detersivo per la lavastoviglie. Questo è un detersivo in gel, quindi liquido. Il Fairy. Il Fairy Platinum Gel All in One, quindi pulizia, brillantezza e freschezza al limone. Sono 650 ml di prodotto. Io non acquisto mai il Fairy, che trovo essere un detersivo fantastico, semplicemente perché costa 3 fucilate e mezzo, e questo l'ho acquistato perché c'è stata una tornata di offerta da Risparmio Casa. Risparmio Casa era? Mi sembra Risparmio Casa, e ne ho approfittato perché erano veramente sconti forti, per cui ho detto: oh, senti, per una volta si può farlo, l'ho pagato meno di 3 euro, quindi veramente ne è valsa la pena, è durato tantissimo, ce ne vuole veramente poco. Fantastico, non è un detersivo ecologico assolutamente, ma veramente, veramente i bicchieri belli lucidi. Io non uso brillantante in lavastoviglie,
sono decenni che non uso più brillantante e vi dico che non lascia nessun tipo di macchia di calcare sulle stoviglie. È veramente buono, buono, buono. Il banco di prova dei detersivi per la lavastoviglie sono i bicchieri, quindi il vetro, tutto ciò che è vetro e le posate. Le posate, perché sulle posate si vede se rimangono le macchiette di calcare. Terminato un mio amore, un mio must have, il Deo Wick della linea Risparmio Casa, quindi il deodorante, quello, quello che viene rilasciato in automatico dall'aggeggino, insomma, dal suo contenitore, e gli Air Wick per capirci. Questo è quello melograno e magnolia. Questi di Risparmio Casa, ormai lo sapete, sono i miei preferiti in assoluto. Costano, mi sembra, 1,79 euro a prezzo pieno. Spesso vanno in offerta, ovviamente da Risparmio Casa, essendo un prodotto marchio Risparmio Casa, a 99 centesimi. Per cui ne avevo presi un bel po', sono già andata a ricomprarli a prezzo pieno, ma 1,79 euro contro i 3 euro e qualcosa di quelli di marca, insomma. E questa, vi dicevo, è la variante melograno e magnolia, è buonissima. Ma vi dico che a me questi piacciono davvero tutti. Il flacone è un flacone da 250 ml. Quanto mi dura? Mi dura un paio di settimane questo, perché io lo metto alla massima potenza. Quindi con un flacone ci faccio circa 2 settimane, lo metto alla massima potenza perché ce ne ho due sparsi in casa, non è che ne abbia 400, e quindi voglio che eroghi, insomma, che sia erogato abbastanza di frequente lo spruzzino, in maniera tale che si senta il profumo più a lungo in casa. Fantastico! E continuerò ad acquistarli anche questi. Scusate, mi è sfuggita la busta. Eccone un altro, questa è la variante, ma poi il pack, ma quanto è bello sto pack! Questa è la variante azzurra, questo è Fresia e Mughetto, che è stato l'ultimo della serie, ci sono quattro profumazioni, ad essere acquistato da Moi, perché io Fresia e Mughetto, non, soprattutto il Mughetto è una profumazione che mi attacca proprio in gola, non mi piace. Ma devo dirvi che è buonissimo. Sarà che è mischiato con la fresia, non lo so. Ho fatto un esperimento, ho detto ne prendo uno, vediamo come va. E devo dire che anche questo mi piace tantissimo. Sono delle profumazioni veramente, veramente gradevoli e intense, senza essere fastidiose, però. Poi, terminato un Dual Power Pavimenti Professional Menta e Limone, qui dice igienizzante, pulito, splendente, senza risciacquo. E questi si trovano, io li trovo al centro Arcobaleno, Arcobaleno, che dir si voglia, e a questa anche una confezione da un litrozzo. Buono, io non sono molto, molto per le profumazioni agrumate, ma il prezzo era molto invitante. Io, come ripeto per la 750 milionesima volta, lavo i pavimenti a manetta tutti i giorni, un giorno sì e un giorno no, dipende da quanto sporcano i cani. Avendo due cani in casa, due cagnoline in casa, e una cagnolina è pure bella grossa perché la Zaretta ha superato i 20 kg. La cucciola pelosa e la lunetta è diventata un po' incontinente, quindi io sono sempre con il mocio che va e viene a pulire, a sistemare. Insomma, c'è tanto da fare in questa casa avendo le cucciole pelose e soprattutto la lunetta, appunto perché è diventata un pochino incontinente. Quindi ho bisogno di, anche a volte prendo detersivi che non è che mi facciano impazzire, dei quali non mi fanno impazzire le profumazioni, ma tutto fa brodo, capisci a me, insomma, dobbiamo guardare anche il portafoglio. E quindi mi sembra che l'abbia trovato a 79 centesimi in offerta, qualcosa del genere, o forse 99 centesimi, ma che me prude qua, che ci sarà. E quindi l'ho preso, lava benissimo, questo sì, sicuramente lo potrei riprendere in un'altra profumazione. Prima busta andata. Ho terminato questo detersivo per la lavatrice, di Natura Amica. Ve lo faccio intanto vedere, ma perché continua a sputazzare come se ci fosse un domani? Eccolo qui. Questo è una confezione da 250 grammi, di Natura Amica. Vi dicevo, è puro ecodetersivo concentrato.
polvere lavatrice, aspettate, con ammorbidente naturale, 0% coloranti, sbiancanti ottici, tensioattivi chimici, completamente biodegradabile, profumazione alla lavanda, efficace e delicato sulla vostra pelle, non provoca allergie, attivo a 40 gradi, 20 dosi, certificato AIAB. Allora, di Natura Amica io prendevo i deodoranti per le ascelluzze, quelli roll-on, mi sono trovata benissimo per tanto tempo, adesso è da un po' di tempo che ho iniziato ad utilizzare i Dove spray e continuo ad utilizzare quelli, ma non è detto che non possa ritornare a questi di Natura Amica che mi piacevano tanto, non quelli spray ma quelli roll-on. Andando a trovare una mia amica, lei ha un Lidl vicino casa e in questo Lidl sapete che ci sono i prodotti spot da Lidl, c'era uno, chiamiamolo stand, uno scaffale con dei prodotti di Natura Amica e c'era questo detersivo lavatrice, questa polvere lavatrice e c'era anche il detersivo pavimenti sempre in polvere. Potevo non acquistarlo, mi intrigava tantissimo l'idea dell'EcoBio, mi intrigava tantissimo il prezzo che era bassissimo, forse 1 euro e qualcosa, poco più di 1 euro, e ho voluto provarlo. Qui che ci dice? Ci dice formula in polvere concentrata naturale, priva di sostanze chimiche nocive, si scioglie perfettamente a contatto con l'acqua senza lasciare alcun residuo, è verissimo. Nulla, puro, semplice, naturale, mi sono trovata molto bene. La profumazione è molto delicata, l'ho utilizzato per i bianchi, per il bucato bianco, perché io a 30 gradi lavo i colorati, ma qui dice che attivo già a 40 gradi, per cui l'ho utilizzato solamente per lavare i bianchi. Qui dice che per 5 kg di bucato, a seconda della sporchezza, sì, della sporchezza, non ci posso pensare, vabbè, la sporchezza, perché stavo leggendo durezza dell'acqua, a seconda dello sporco che avete, della durezza dell'acqua, ne va messo da un cucchiaio e mezzo a 2 cucchiai. Io ne ho messi 2 cucchiai avendo un carico di lavatrice da 8 kg. E guardate, il bucato è uscito pulito e profumato, le lenzuola, gli asciugamani, smacchiati, quindi secondo me è un ottimo detersivo. Certo, 250 grammi, è pur vero che ne mettevo solo 2 cucchiai, non ci ho fatto tantissimo come un detersivo normale, diciamo, però 2 cucchiai alla volta, un pochino, insomma, mi è durato. Mi sento di potervelo consigliare se dovesse ricapitare, perché non so dove si possano trovare questi prodotti, forse da Tigotà, fatemi sapere voi che siete un pochino più, forse, come dire, più brave, più che andate in giro più di me sicuramente, fatemi sapere se si trova eventualmente da Tigotà, perché da acqua e sapone non l'ho visto e non l'ho visto nemmeno da Risparmio Casa. Quindi vi dicevo, trovato da Lidl. Ora sto utilizzando quello per i pavimenti, ve ne parlerò. Seconda busta. Terminato questo super, guardate che grande, questo flaconcione da 5,525 litri di detersivo. Questo è l'ACE detersivo igienizzante, nuovo dosaggio professional. Che dire ragazzi, qui dice che ci si potevano fare fino a 85 lavaggi, io sicuramente non ne ho fatti 85, ma mi è durato veramente, veramente tanto. L'ho utilizzato sia per i bianchi che per i colorati. Diciamo che ultimamente per i bianchi sto utilizzando il detersivo in polvere, sto prediligendo il detersivo in polvere, mentre per i colorati utilizzo questo liquido, però a volte mi capita anche di utilizzarlo per i bianchi. Sentite, a me piace tantissimo, ha un colore azzurro intensissimo e mi piace il potere lavante, il potere smacchiante, ovviamente. Macchie di sangue, macchie di sugo, parlo magari di qualche macchiettina qua e là volante, che non siano macchie ovviamente di unto, però mi piace tantissimo e questo l'ho preso da Risparmio Casa. Se dovesse ritornare in offerta, mi sembra che l'avessi pagato 6,99 se non sbaglio, ma insomma sono pure più di 5 litri di prodotto. Straconsigliato, io adoro il detersivo ACE per la lavatrice.
Terminata un'altra confezione di candeggina delicata, questa è un pochino più mignon rispetto all'altra, 1,5 litri di prodotto, questa è la profumazione muschio bianco, sapete la candeggina delicata, non sto qui insomma a parlarvene ancora, scusate il rumore. Terminata una confezione di candeggina classica, questa è quella marchio acqua e sapone, ehi, marchio acqua e sapone 2 litri, e ragazze, scusate. Zara, Zara! Sto girando un video! E guardo il mondo da un oblotto, contento quello, va bene. E beato lui, beato lui. Allora, che devo chiedere? Stavo girando il video. Salve, dove vai? Ah, bravo, portateli dietro. No, Luna no, ma Zara sì. Non è vecchia, è diversamente giovane. Oddio, che pazienza, ragazze, che pazienza, che pazienza. Vi dicevo, questa è acqua e sapone, candeggina classica acqua e sapone. L'utilizzo che ne faccio ormai è noto ai più. Se ci fosse qualcuno nuovo all'ascolto, sappiate che la utilizzo per quando pulisco il water, la lascio un pochino in ammollo, cioè la lascio un pochino, insomma, dopo che ho pulito il water, ci metto a mollo anche lo scopettino del bagno e la utilizzo in lavatrice quando ho delle macchie proprio toste, toste, toste sui bianchi. La utilizzo nella lavastoviglie un goccino nel prelavaggio quando ho le stoviglie sporche di uovo di pesce perché tanto non viene via, ma ha voglia di mettere aceto, limone, no. Io solo così, solo con un goccino di candeggina riesco a togliere il puzzo dell'uovo e questo è quanto. Insomma, per me la candeggina una vale l'altra. Questa con questa di acqua e sapone mi trovo benissimo. Il phon della Vivi, ma sì, questi video così così dinamici della Robby, che problema c'è? E che dicevo, e niente, quindi per me una vale l'altra. Con questa di risparmio di acqua e sapone mi trovo davvero bene. Terminata un'altra candeggina delicata. Questa, sempre in un formato da 1,5 litri, è sempre di omino bianco, è nella variante Blue Ocean. Ha una profumazione piuttosto forte, però poi non è che si senta sul bucato una volta che che lo tirate fuori dalla lavatrice, insomma, per cui alla fine non è che mi dia fastidio, però è un pochino più intensa rispetto a quella al muschio bianco. Terminato un altro ammorbidente, questo è buonissimo, è un'altra variante che mi piace tantissimo, ma tanto a me devo dire che mi piacciono tutti quelli di Tesori d'Oriente. Questo è quello Tsubaki e Peonia, che a mio avviso ha il pack più bello fra tutti, insieme a quello Ayurveda, quello anche fantastico. Che buona questa, ragazzi, è una profumazione frizzantina che sa proprio di, non lo so, mi fa pensare al jogging, mi fa pensare ad una persona che corre oppure ad una donna in tacco 12 in un tailleur che va velocissima con la sua borsa Prada, che ne so, mi fa pensare a qualcosa di bello, di frizzante, di giovane, ecco, è proprio di giovane. Ecco perché mi piace, perché io sono giovanissima. Straconsigliato anche questo. Terminato questo intense profumatore per bucato in caps, Sunny Paradise, 15 capsule, fragranza lunga durata, alta concentrazione di profumo. Nasola epocale, trovato da Inns, sapete quei prodotti, diciamo spot, o comunque quei cesti che a volte si trovano di questi prodotti che si hanno periodicamente. Le ho provate perché costavano poco, 2,99 mi sembra. Ma la profumazione sarebbe pure buona, niente di male. Erano delle perline più o meno grandi così, delle perline gellose, diciamo, gommose, gellose, che si mettevano in lavatrice sotto. Si metteva prima la pallina, questa qui, insomma, la capsulina, e poi si metteva sopra il bucato. Però a livello di profumazione, insomma, non ho trovato questo grande profumo rilasciato sul bucato. Non posso fare, ragazzi, il phon, il cane che abbaia, le porte che sbattono.
No, non ci siamo. Una gentil fanciulla mi ha consigliato le goccine profumate di Tesori d'Oriente. Le proverò quando le troverò in offerta perché costano 3 fucilate e mezzo. Terminato un altro Deo Week di risparmio casa, questa è la profumazione Melograno e Magnolia che vi avevo già presentato prima, quindi non sto più a presentarvelo. È terminata anche la variante vaniglia e ylang ylang. Adesso vado di là e lancio l'urlo di Tarzan. Buono pure questo? Madonna, ylang ylang, vaniglia. Queste sono proprio le profumazioni che io prediligo, ma sono buoni veramente tutti. Ma guardate sti pack fluo quanto sono belli. Io ve li straconsiglio tutti, l'un per l'altro. Terminata questa confezione di gel piatti super concentrato di W5, quindi V5, con enzimi arancia, questo è rivenduto da Lidl, buono, niente male, è un concentrato. Io, pur avendo la lavastoviglie, ho sempre a disposizione del detersivo per i piatti a mano, perché ovviamente mi capita di lavare anche delle cosine a mano. Cose che non entrano in lavastoviglie, o magari che ne so, faccio la lavastoviglie adesso, che ne so, alle 6 di pomeriggio e la sera ceniamo. Se ho due cose in croce, non mi metto a riempire la lavastoviglie di cose che poi rimangono lì sporche fino al giorno dopo. E evito di fare questa cosa. Per cui, se ho due cosine a mano, me le lavo a mano. Santa pace, adesso attaccherà anche la lunetta. Vabbè, mi è piaciuto, niente di. Dai, ragazze! Zara! Ragazzi, io vorrei girare. Perché c'è gente per le scale? Qua c'è una parete, questa parete qua. Comunica con le scale, ragazze. Basta! Un buon detersivo piatti, se mi dovesse ricapitare lo riprenderei. Nulla per cui strapparsi i capelli, ma un detersivo niente male. Poi, chiedo scusa. Terminato questo detersivo pavimenti della linea Genio Più, profumo muschio bianco, sapone alcol pavimenti profumati, igienizzante super efficace, formato convenienza 1 litro 250 ml. Questa è una linea che trovo da Arcobaleno, al centro Arcobaleno. Credo, se ricordo bene, che sia prodotta a Fiano Romano. Sì, questa è prodotta nel Lazio, è un'azienda che produce nel Lazio, Moroni Amato si chiama. Ma sapete che non è niente male questa linea Genio? Fa un po', ma la profumazione è buonissima, sa proprio di pulito, di igienizzante, ma non sgradevole. E devo dire, è ovviamente italiano, è un prodotto italiano e hanno anche altre tipologie di questa linea qui. Non so se provare o non provare, mi sembra che hanno anche degli spray sgrassatori. Dovrei tentare, non è che devo tentare. Magari la prossima volta che mi servirà qualche altro prodotto per la pulizia, potrei provare altri prodotti perché mi sono trovata benissimo. Non è la prima volta che acquisto un prodotto di questa linea Genio Più, che è un po' tipo Rio Boom Boom, Rio Casa Mia, ecco, diciamo, è su quella tipologia lì, sembrerebbe come il dupe di quella linea della Rio, ma buono, mi piace, quindi dovrò valutare, mi comincia a prudere il naso perché sto tirando fuori cose dalla busta che si trovano lì da un po' di tempo. Terminata, come non mostrarvi una carta igienica, non è vero? Terminata questa carta igienica di risparmio casa, questa è la Flowers profumata, sono 6 rotoli. Non so cosa cappero riuscirete a vedere. Questa è la confezione e questa è la carta igienica. Eccola qui. Madonna, che prurito, ragazze, scusatemi. Eccola qui. Ha questa trama con i fiorellini molto carina che si intona anche con i colori del mio bagnetto. E no, ve l'ho fatta vedere a rovescio. Chiedo. Sì, ok, così è dal dritto.
facciamo le precisette, eccola qua, primo piano della carta igienica, tiene anche bene, sono due veli se non sbaglio, sono sei rotoli. Guardate, io sono un'affezionata della carta igienica, quella di la lunghissima, diciamo, di Inse, mi piace tantissimo, tant'è vero che l'ho riacquistata. Io con la carta igienica di risparmio casa non vado molto d'accordo perché dura pochissimo e proprio quella a marchio risparmio casa, però devo dire che ci vogliono anche pochi quadratini per ottenere l'effetto desiderato e se mi capita la riprendo, ma io sono innamorata di quella di Inse, che è la dupe, no la dupe, diciamo l'equivalente della lunghissima, quella di Eurospin. Dal quale non vado da secoli e va bene, poi va bene, poi ok. Terminato questo sale lavastoviglie marino purissimo, questo è di Winnis. Mi trovo veramente bene, nel senso che sono contenta perché questo è un sale comunque ecologico. So che tante di voi utilizzano il sale da cucina, il sale grosso da cucina. Io ci sono quelle cose, no, che ci vanno un po' contro natura. Io non riesco ad utilizzare il sale da cucina e prendo sempre questi sali per lavastoviglie. Ho sentito in più di un'occasione dire che è una presa per i fondelli perché questo è sale grosso da cucina che viene fatto pagare di più. Lo so, ragazze, sarà così, ma io non ce la faccio. Quando riesco, acquisto il Winnis e mi trovo insomma bene. Terminato questo ACE WC Gel con proenzimi attivi per il WC e gli scarichi di bagno e cucina, rimuove batteri, previene cattivi odori, nuovo con sistema multigetto, massima copertura del WC. Il classico tipo l'anitra WC, insomma, che si spruzza all'interno del water. Allora, questo è un prodotto con il quale non riesce a uscire, diciamo, a sfociare all'amore, non riesco ad innamorarmi di questa tipologia di prodotto. Riconosco che è sicuramente un valido prodotto per l'igienizzazione del water, ma ragazzi, io nel water ci infilo la manina santa con il guanto, quindi io vado dappertutto, io non è che metto questo e poi lascio agire e non vado a strofinare con la mano, io vado addirittura a mollo nell'acqua con la mia raspina. E vado a pulire, quindi pulisco anche la parte sotto del water, quella interna dalla quale fuoriesce poi l'acqua. Per cui sicuramente si igienizza, ma io vado a spruzzare sulla spugnettina un prodotto con la candeggina e poi vado a strofinare. Per cui è un prodotto che non trovo di grandissima utilità. Per quello che riguarda, ovviamente parlo della mia esperienza. Ogni tanto mi prende lo Schwarzkopf perché magari lo vedo in qualche video, ne vedo la pubblicità e dico ok, lo prendo, ma mi dura tantissimo perché mi dimentico addirittura di utilizzarlo ogni volta che pulisco il bagno. È buono, sì, è buono, insomma, il water sarà sicuramente igienizzato, è comunque un prodotto ACE, però ecco, vi dico, io ne posso tranquillamente fare a meno di questi prodotti qua. Ho utilizzato e ho terminato in un nanosecondo questo guanto di risparmio casa, questa è la linea Sensation, guanto in lattice ultrasensibile, rivestimento in cotone, presa antiscivolo per i lavori delicati nella misura 7,5 media, che è la mia misura. Diciamo che per la mia manina andrebbe bene quella più piccola, ma sono corte, mi è corta di dito, per cui avendo le dita lunghe, la mano è secca, ma le dita sono lunghe, per cui la taglia S mi sta piccola, la M mi sta un pochino grande, ma preferisco prendere comunque la M. Questi guanti non sono proprio il massimo, soprattutto da quando ho le unghie col gel, perché si bucano in un nanosecondo, quindi non è che mi siano durati tantissimo, ne avevo presi due o tre paia, forse sì, credo di averne messo solamente uno qui dentro. Insomma, c'è di meglio, sicuramente a livello di resistenza, sicuramente la lunghezza delle unghie, la durezza delle unghie è la causa scatenante della rottura tempestiva di questi guanti. In caso di emergenza li posso anche acquistare, costano, sono sotto l'euro, per cui sono pure economici, mi sembra o 79 o 79 o 99 centesimi. Ma non sono guanti, diciamo, per i quali dico, ah, che belli, in emergenza si possono comprare, ma a me durano pochissimo.
L'ultimo deodorante della linea Deo Week di Risparmio Casa è il Tropical Fruits, è questo arancio. Dopodiché, ecco, ve li ho fatti vedere tutti, quindi c'è il verde, l'azzurro, il verde barra giallo, l'azzurro, il fucsia, l'arancio e il fucsia, verde, azzurro qua e arancio, questo è l'ultimo. Allora, vi dicevo Tropical Fruits, anche questo è buonissimo. Io che non sono molto per le cose fruttate, ma più fiorite, devo dire che mi è piaciuto tantissimo anche questo. Stesso discorso degli altri, io ve li straconsiglio. Terminata un'altra candeggina delicata, questa mi sto riempendo dei peli, spero di no. Questa è l'Ace Gentile, quindi è quella The Original, trovate in offerta da Acquesapone, se non sbaglio, sì, da Acquesapone. Lavanda e muschio bianco è la profumazione, igienizza e smacchia per colorati anche, con ossigeno attivo. Beh, buona, l'ace ace ovviamente, anche se torno a ripetere, per me una vale l'altra, ma l'ace ace. E se non ricordo male, adesso comincerò a starnutire, anche la profumazione non era niente male. No, ricordo male, la profumazione sa proprio di candeggina, è diversa rispetto alle altre, devo dire più intensa, però non ha una... Ah no, lavanda e muschio bianco, chissà, forse sarà il connubio lavanda e muschio bianco, però non ricordo che mi abbia dato fastidio una volta utilizzata sui capi che ho lavato, per cui ace ace, lo sappiamo, quando mi capita di trovarla in offerta, allora mi posso anche prenderla. Terminato un altro detersivo per i pavimenti, detergente, mi sento proprio un pelo, questo è Speak... Ammazzo, ho mangiato un pelo, me lo sento, boh, me lo sento qua, no, niente, boh, forse sì, forse no, non... no, vabbè. Spicca e span pavimenti, Marsiglia muschio bianco, deterge e profuma la casa, igiene con antibatterico, igiene sicura con antibatterico. Che buono! Questi prodotti di Speak and Span sono buonissimi. Mamma mia, che buono! Che buono! È buonissimo. Marsiglia muschio bianco. Mi piace la resa sul pavimento. Mi piace come sgrassa. Mi piace la profumazione. Qui si sente anche dopo che avete lavato. Molto, molto, molto buono. Mi era presa la di prendere Speak and Span lavando tanto i pavimenti e utilizzando tanti detergenti i pavimenti. Cerco di acquistare anche cose che in genere non acquisto, anche per darvi una, chiamiamola recensione, insomma, se di recensione si può parlare, per mostrarvi anche cose un pochino diverse. Super stra promosso. Un altro, come si dice, deodorante. Vedete, insomma, tenete presente che tante cose sono terminate anche nel tempo, cioè alcune cose le avevo già nel tempo e tenete anche presente che dal momento nel quale io giro il video al momento nel quale poi lo metto online, quindi lo carico sul canale, passa sempre del tempo. Quindi non è che io oggi giro questo video e stasera, domani, dopodomani lo carico, a volte lo tengo lì anche per una settimana. Quindi quando mi vedete mostrare tanti 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 prodotti, e anche per questo, ok? Perché da quando giro il video a quando poi giro il successivo passa anche più di un mese, ok? Tante volte qualcuno pensasse che sono una consumatrice seriale di detersivi, siamo quattro persone, una lavatrice da 8 kg che va e viene, due cani, teli, lenzuola, teli divano, insomma c'è sempre da lavare. Un altro terminato, l'ultimo, anzi il penultimo prodotto, questo è un altro ammorbidente, sempre di Inz, quindi la linea Eco 10, un ammorbidente concentrato, questo è alla profumazione violetta e Ylang Ylang. Questo, diciamo che sono un pochino alcoliche le profumazioni di questi ammorbidenti, è come se sentissi una nota alcolica al loro interno. Come l'altro, insomma, in emergenza si può anche comprare, ma fa quel lavoro fastidioso di sporcare il cassettino
della morbidente, per cui anche qui mi sono trovata in emergenza. A volte, ragazzi, mi capita di non avere neanche tempo di andare a fare la spesa. Quindi quando mi trovo da INPS che faccio la spesa alimentare e magari mi è terminato la morbidente, solo la morbidente, o solo magari il detersivo per la lavatrice, o solo uno sgrassatore, non sto ad andare poi da risparmio casa per uno sgrassatore o per una morbidente. In genere, quando vado da risparmio casa o da acqua e sapone, vado quando devo fare un carico di spesa, altrimenti no. E quindi ecco perché mi vedete questi prodottini che non mi soddisfano al 100%, però in emergenza li utilizzo. L'ultimissimo prodotto che vi mostro è di Sanitina ed è un detersivo per la lavatrice. È ovviamente un sample, un free sample da 50 ml, l'ho utilizzato per un lavaggio ed è questo detersivo liquido della linea Sanitina. Guardate, non me ne sono fatta proprio un'idea perché sapete, insomma, un lavaggio non è che ci si faccia proprio bene un'idea, però aspettate, no, la profumazione non è assolutamente malvagia e ha lavato, sapete che io non ho un bucato problematico, lo ripeto sempre quasi fino alla nausea, non ho un bucato problematico, per cui a me non è che dal detersivo lavatrice io mi aspetti chissà quale prestazione. Deve lavare, deve togliere il nero dai colletti delle magliette, delle camicie, deve smacchiare, se c'è da smacchiare delle macchie, ovviamente non di unto, perché lì ci vuole solo la candeggina. O di sangue o di sugo e mi deve lasciare un buon profumo sul bucato. Questo è quello che richiedo io da un detersivo. Potrei anche riacquistarlo, diciamo nella full size. Perché no? Perché no? Beh, carrellata finita. Una marea di detersivi. Sono contentissima di essere riuscita a girare questo video perché il bagnetto era proprio intasato, il maritozzo cominciava a sclerare. Spero di esservi stata utile con le mie, chiamiamole recensioni, ma mi viene quasi da ridere, insomma, con la mia esperienza, ecco, in merito a questi prodotti. Come sempre, scambiamoci le nostre preziose informazioni. Fatemi sapere se tra questi prodotti c'è qualcosa che a me è piaciuto, magari a voi no, viceversa. E se avete da consigliarmi qualche prodotto stratosferico, buonissimo e che sia super profumoso a livello di detersivo pavimenti, fatemi sapere perché è vero che io faccio i video su YouTube, ma sono una di voi, sono come voi. Quindi se qualcuna di voi avesse qualcuna fra voi avesse delle chicchette, mi raccomando, condividiamole così come io condivido con voi, voi condividete con me. Facciamoci questo scambio reciproco. Ok, ora vado a rigenerarmi, vado a bere qualcosa, vado a riattivare la salivazione e visto che sono in vena oggi, ho anche un'oretta e mezzo di tempo. Credo proprio che girerò il video sui terminati cibarie, cibo, quell'ondata lì, perché anche lì ho la busta che grida vendetta. Io vi mando un bacio super strega galattico. Vi ringrazio per essere, ringrazio chi fosse arrivato fino alla fine di questo lunghissimo video e spero di ritrovarvi, insomma, prossimamente su questi schermi. E nulla, questa sera non dirò che qua ci dovete passare solo, eh? No, stasera voglio essere buona. Voglio essere buona perché è tornata l'ora solare, quindi voglio essere buona. Vi saluto. Buona serata, buona giornata a seconda di quando vedrete questo video. Sa, come si dice? Sayonara, arrivederci. Vabbè, ci siamo capiti. Ciao ciao. Fusa, fusa sogno.